questa canzone si è presentato Levi nella battaglia buongiorno, dei Sciascina. Buongiorno, buongiorno. Comincia così il video, oggi un po' di musiche nuove, un po' di attualità. Attack on Titan. Stiamo provando la playlist per Lucca. La Lucca playlist. La Lucca, per cortesia, cominciamo. Cominciamo. Romix questo autunnale ricopre un ruolo importante perché per noi ricorre il decennale, perché Romix del 2008 per noi cominciò l'avventura, cominciò quello che per noi poi è diventata un modo di vivere, un modo di essere. Tanti amici, sì. Tante belle cose, no? Sì. Stando Romix da un qualcosa in più. Sì. Però comunque ormai è diventato, si è retrocessa un ruolo di antipassino per Lucca. Ed è bruttissimo, perché è l'equivalente dello spritz prima del matrimonio. Perché per noi prima Romix, all'inizio era l'appuntamento. Era l'appuntamento. Eccolo. Non lo capito. Ciao Bruno. Buongiorno. Dai. Ci stiamo ascoltando un po' di sigle nuove. La vendetta per Lucca, ma vendetta per non ho capito. Madonna. Questa qua invece, Eren, quando chiude questa incolla al masso, con tutti che morono sotto, lui chiude il buco. Ti ricordi la prima stagione? Che ci stava al buco dei Trost. Ah, ok. Che tutti che a lui la prima volta che si vede che vabbè, non famo non troppi spoiler ale. E dico vabbè, allora se fidammo vado a chiudere il buco. Che detto così? Detto così non è carino, eh? Senti attacco. Io calco mi alleno queste canzoni. Che capolavoro. Allora, tocchi pulle questa è quella vera. Che mi ha mandato la Unity, no? Te lo ricordi? Di che ci si chiude con sta canzone? No, aspetta, metti un po' pausa. Devo mettere il lettore. Allora, a un certo punto Niki se guarda, gli dico, allora Niki, te vedi dietro che pulla perché è figo. E dico, ah sì, un po' me lo vedo. Un giorno stavo all'università. Senti la canzone, no? Un giorno stavo all'università e mi è rimasto un vocale. Ma sei avvicinato alla telecamera? Fa. Fatto, ma che tu l'hai visto? Ma lo so finito. Senti, che l'hai visto? Però senti, è meglio l'originale. È uguale, è uguale, porca dio. E lì. Oddio! Che mettono come mezzo e mezzo! Ma lo mando! Ah, ciao! Ah, torta la vita quando l'ho sentita! Senti, quanto è bella questa cosa originale! Ho fatto un casino l'altra volta! Il top, guarda, il top! Sei fatta a cama al posto suo! Ma raga, io stavo in biblioteca con le tue uscite! Io penso che... Ah, mi dai! No, stavo con le cuffie! Stavo a morire! Non faccio! Questa ragazza ha fatto un capolavoro. Sì. È meglio dell'originale. C'ha una voce. Bella.
qua, bella, bella, bella. È questa è dei megalobox quando entrano nel ring. Guardate, questa mi fa alleno. Senti megalobox che è. Che figata. Ma che musica c'è a megalobox? Sì. Ma che anime di Cristo, raga, bello bello, cioè. Mi devo ridere su alcuni anime attuali. Ricordate che qua lui entra nel ring e veramente fa il corridoio, accarezzati col muro. E nel frattempo quel bambino che c'è, che sarebbe lo stesso del Ravigiono, gli fa: Gio, ma te quando hai paura che fai? E lui nel frattempo sta inventando le ringhe e faceva il flashback che glielo raccontava, no? Dice: tocco qualcosa che mi sta vicino quando ho paura, perché così mi ricordo che è reale e le cose reali le posso sempre affrontare. Ah, vabbè. E che ha mandato Leonidi? Mamma mia, Titans, che Cristo di serie. Lui è già Nightwing praticamente. Però cioè, ancora c'ha il costume da Robin. Dico, però la prossima stagione sarà Nightwing. Sarà il costume di Nightwing. Hai visto? Hai visto che l'uccellino è da solo. Hai visto? Che battono là i brividi. Sì, ma che cazzo? Cioè, un po' hanno capito. Hai visto? Dice, io e Batman la vediamo in modo diverso. Quello è Nightwing. Però si inquadra, hai visto quando... No, io... Hai visto quando inquadra nella finestra di Bruce Wayne? Sì, raga, con tutto il rispetto per... Nightwing e Robin, ma il trailer di Daredevil l'avete visto? Sì, raga. Mamma mia. Raga, io penso che questa terza stagione sarà proprio l'apoteosi, guarda. Cioè sarà Bullseye. Lui che si rimette il costume. Elektra col costume rosso. Bullseye non mette, no? Ma lui che si rimette il costume nero, mamma mia, cavolo. La calza la maglia della nonna in faccia. Bellissimo. Vai, Sam. Vai su, vediamo un po' che ci sta. Allora. Mettiamo un po' di Death Note. Infatti quello volevo mettere. Dove sta? No, sempre là. Anime top. Allora, sì, anime top. Oh regà, eccoci. A regà, buongiorno. No! Dove stiamo? Che bulle! Stavo a fare un aperitivo. Romix! E coppiette! Ciao! Questo per noi è un Romix abbastanza importante. Sì. Perché sì, abbiamo fatto un deca oggi. Senza zucchero. Dai. Lei fa delicco. Ci sto anch'io. E pure io. Ma lui è... Ok. Un momento in stiva, però... L'ha messo... Ma raga? E anche questo è per il decimo anno. Mark One? Eccolo! Grande Marcone! Come stai? Baciava la telecamera! Grande Marcone! Che dici? A posto. Buongiorno. Noi dobbiamo fare una cosa. Ah già, dobbiamo rifare quella. Aspetta.
Ma siamo quattro gatti, miau miau miau. No, no, aspetta, aspetta. Come dieci, allora, come 10 anni fa? Come 10 anni fa? Pianeta Terra chiama squadra G! E dai! L'hai esaurito. Alessandro è corso a Sergo. Sì, vergogna, mannaggia la santa. Mannaggia, il dio dello cuto. Guarda, e faceva il chirichetto. Ho detto quello dello cuto. O di acuto, dipende dalla provincia. Basta, basta. Questo sì. Sarà il decimo anno. Per noi oggi è il decimo anno. Pensa un po', per festeggiamo. Me il nono. Decimo anno. Il cartel one. Il cartel one. Il cartel one. Il cartel one. Dai, moscia però, moscia ragazzi. Vabbè, siamo da noi ragazzi. Sì, sì, sì. Allora, tu qua in questo momento avevi detto 10 anni fa, oh, posso fare la domanda tecnica? Tu sei magna. E la rifarò, e rifarò la stessa domanda, perché anche questa è la cafavorazione. Quando si magna? Quando si magna? Vediamo un po'. Allora. Ragazzi. Ecco qua. Grazie, sciatteria. Padiglione 9. Padiglione 9. 9. Questo vabbè, più che altro è dedicato. Ah, grande, grande, so. Bene. Ah, hanno fatto diverso quest'anno. Sì, c'è più libricina. Sì, è giallo. C'è il libricino. È giallo. È diverso, il cartello era bianco. No, ma era il libricino. Era libricino, no? Sì, sì. Invece questi hanno fatto tipo brochure. Vediamo due fogli. Magari risparmio questo. 5, 7. Vedi, sì. E 9. La maglietta di Maira Accademia. Con All Might. Cominciamo a vedere. Namo A. Perché la maglietta delle. Sì, perché dei giganti. Namo A. Namo, regà. Qualche cosa non ci ha portato. No, io... Venerò. Chi c'è? Ecco lì. C'è il filo qua che ci impiccia. C'è il filo? È il filo. Il filo conduttore. È lui, eh? No, no, io no, lui. Sì, però al momento di capire il bagno come hanno fatto. Vero, ha fatto quello dalla costina, vedi? Ti puoi avvicinare là, lo sai, sì. Perché? A te, Yamato. Ormai, ormai c'è... Ormai c'è trepo, ormai c'è trepo. Ma che trepo? Ma tutte cazzate. Vabbè, 21, come ha detto. 22 e 18 tempo. Vabbè, credino, facciamo... per canale. Grazie. Prego. Quante parolacce gli ho tirato? Ormai a 20... C'hai pensato? Già hai preso? Ok. Grazie. Sono troppo moderne, secondo me. Come pure Enterprise, le navi sono troppo moderne. Però, però è bello. Eccola là. Vittorio, ciao, come stai? Tutto bene. Mostriamo lo stand di Vitticus, il grande Vitticus. Sì. Ma no, è un bel questo. Carino, anche se questo è quello originale. Oh Marco. Wow. Surprise D. Classe Galaxy. Surprise D. Dicevo quello, sì. Ma Amaso e Mika? Quelli vintage, eh? Fighi. Guarda i Gashaman, guarda i figli. Queste sono chicche, ragazzi, sono guarda. Che cos'è che bello? Che cos'è stanno a edicole, no? Tori, donna. Ce l'ho, questo ce l'ho. Chi questo? Ce l'ho questo. Tutto non, il kit? Non tutto il kit, c'ho lui e lui. C'è Astro Boy, ragazzi. Oh, gli uzza dei nuvole. Guarda, questo è originale, è il giapponese, va. Ma so che sembra, sembra un diaclone. No, è che fa parte del corpo, della squadra corpo. Sì, veramente. Davvero? Sì. Di quelli nuovi? Sì, della serie nuova. Che non chi gioca.
Ah, il Daidan quello che c'aveva i personaggi, guarda. Era quello con Garrison, quello che era in vento, e vola, vedi? C'è Ganging, Goldrith. E quello è un combattere? Sì, è combattere. Quelli stavano i... Tagliavolo. No, dai, da qua ho visto. Questo non è tagliavolo. Questo è tag. Questo è uno dei tre. Quello è tag. È Trangu quello. È Strider? No, ma fighi, questi che uscivano da edicole, no? Sono belle roba. Ovviamente ti chiede grande tigre. Perché non ripurrene per questi, vabbè. Amico Fabrizio, grande. Hola. Come stai? Tutto bene, sì. Tutto bene. Che c'è pure Luigi. Sì, sì. Sì, tutto bene, tutto bene. Facciamo un piccolo video? Sì, ma che dici? No, no. Anzi, hai detto che c'è solo oggi. Faccio solo oggi, perché domani c'ho un problema. Bella già. Come sta Luigi? Tutto bene? Ciao. Ciao. Allora, te lascio... Neanche tanto. No, io dai la tutta. Sì, dai la Luigi. Non c'ho dietro. Qual è? Questi. Oh. Guarda che carini. Non è che ce n'è un altro che mi piace. Perché mi sono tutte le prende il blocco però. Ti rimando. Sì. Passione. In America sì. No, ma almeno il discorso dei costi. Cioè, ah. la... Se fai i cattivi poi va tutti. Fatti! Fatti! Bello quella! Che cos'è? Stranger Things! Hai chiavi? I'm a fool! Bello questo, so, questo è... Bella in culo. Bello, bello. Sai qua? Sì, bello, bello. Per Dio. Per Dio, chi è? God and Liberty. Per Dio. No, vabbè. Spari bene, figliolo. Per cercare, ho trovato Sandro, ma costa un po'. In questa serie sono mica famoso. Sì. Ammazza. Ah, è il gang. Che vale preso? Ma dove lo sapevo? Ma dai, ha preso. Qui siamo la testa, ma io la non so se l'hai visto. No, vai! Oh, questo qua!
posso fare le parti. Sta dinanzi, io troppo colpo, però non deve bene per me che sono. Bizzarro, no, mi ricordo adesso se proprio è stagnato per tutto. Questa è tutta verità. La faccio, ma io però sta ancora questo. Le belle tutta foglie. I tuoi hobby già, ti piace con l'anello? Che? Questo è bello, però il colore non mi convince, mannaggia la pupazza. Lei mi dice? Lei mi dice. Dove sta Valerio? Quest'altro stand? Guarda che c'è. Oh, Giorgio. Qui qualche giorno che ci portano via ancora nuovo. C'è meno proprio. Ciao, grazie. Ciao. Ah, vale, devo andare a rivedere pure quello là. La prima, non la posso. Figo il Galactus. Sì, pare mi padre che la cosa, non si è brutto il disegno. Fabio! Ciao ragazzi! Ben arrivato! Informissima! Oggi Fabio sta qui per il nostro decennale e ci fa veramente piacere. È la grande! Sempre con grande piacere! Mi immortalo? Mi immortalo insieme a Fabio, eccoci qua. Come va? Tutto bene? Viaggio benissimo, tutto bene? È andato bene. Bene. Tirata Milano-Roma. Bene. È andato bene. Grande. Oggi pomeriggio Fabio ci farà una sorpresa perché si vestirà da... Chi lo sa? Dal mitico professore vedrà. Di Getter. Professor Sautome. Bene, bene. Alla grande. Però con un upgrade. Cioè gli zoccoli che finora... I zoccoli finalmente ci saranno, sarò completo, così sarete contenti. Fantastico, fantastico. Allora, a più tardi. A più tardi, allora. Grande. Come stai? Grande, volevo dire di te. Però te, informissima? Tutto a posto. Te, lei lo sa. Io lo so. Lei lo sa. Ti devo scusare perché... Tante volte non so chi conosce chi, capito? È un tipo di... L'ho conosciuto a Toissimi. Ah, è vero, a Toissimi... Tre anni fa. Due anni fa, sì, c'è ragione. Ho sbagliato io e poi non trovo proprio di Toissimi. Bene. Era il 24 maggio, era il giorno del mio compleanno. È vero, il giorno del compleanno, c'è ragione. Certo. Problema. Grande Maurizio! Ma salve, chi mo sabe? Come stai? Sto bene. Aspetta. Allora. Direttamente da Radio Giaffi! Radio Giaffi al Romix, ovviamente. Qui abbiamo il grande Maurizio Casilli che mi ha onorato con dei jingle fantastici per Radio Giaffi. Infatti. Che li avevo trasmessi non so, inizialmente per le puntate delle. Anna Barbera, ma li sto riproponendo anche per altri. Diciamo cartoon che si legano bene con la tua voce. Guarda, spero bene di inviartene qualcun altro, visto che hai parlato non solo dei personaggi Anna Barbera, ma anche di altre serie animate. Bravo. Tra i quali Tasmania. Grande Maurizio. Tas, segui Radio Giaffi. Grazie sempre dei jingle fantastici. Spero infinitamente di farne altri, ma seguitelo, perché alla fine lui... Ha una bella zucca. grazie. No, Valerio. E Ale mi ha regalato questo. No, hai vinto. Ormai. Dai, mettiti in posa con questo che così ti faccio. All might. Eccoci qua, padiglione 7. Passiamo al 7. Alla fine di sette, adesso lo stand, passo a inizio, mi chiedi che sei in session. Ma non vi dato
prossimo vengo. General Dinos. Almeno da qua mi sembra, poi non... guarda, versione... Carissimo! Oi! Come va? Tutto bene? Un salutone! Sempre bello qua, sempre bello. Una chicca, c'è il pullman di Coltre. Il pullman anni 70 litografato in latta. Oh signore! Quello che l'ha esposto Yuri Rigotti, ti ricordi? Sì. Oddio quanto è carino. Cosa? Il pullman di Coltre. Mai com'è? Ma sì, l'avevano esposto pure la mostra per la carriera. Mo se la vede Piero Magoca. Sviene, che bello, madonna, guarda, a guidare Alcor. Non oso pensare quanto costa. Non ho idea. Dio, quanto... c'è quelle cose che muori dalla voglia di giocarci, guarda. Ah, vedi, Batman. Questo però è un po' rustico, mi sbaglio? Sì, no, questo sono versioni venduti. Piega Luca, è un intercalzo. Vengo adesso? Ho il terrore di lei. Permesso, permesso. Permesso. Mi impiccio, mi impiccio. Che vedi? Questa è una radio anni 70 con relativa scatola. Ah, oh, vabbè. La... come si chiama? Quella per fare la luce. Sì, la flashlight. E questo è bellissimo. Questa è la figa. Questa è figa. La valigetta, sì. Mamma mia, che bello. Il sapone. Ancora vergine. C'è ancora il mantello da tagliare dentro che si mette con la scatola. Che spettacolo. Spettacolo. Grazie sempre per queste chicche. Vabbè, lui la lo fa vedere su. Belli, pure belli. Questi sono belli, belli, sì. Belli. Sono rifacimento dei famosi super power. Io sto cercando quello là, il super power che suona la mano così. Quello è... quello è un po' difficile da trovare, quello che cerchi tu. L'ho visto, volevo 90 euro. Col disco, quello è proporzionale. Grandi! Grandi! Fati! Fati! No, vero? Se mi sono filmato prima sul canale di quelle cose cose qua. Belli, eh? Bello, bello. Questo è il cattivo Francis. Questo è di una cattiva nessuno. Eh sì, è ben affalcone. No, regà. Ma guarda il camino. Sì, l'avete visto ultimamente? Sì, guarda sotto, guarda sotto. Aspetta, aspetta. Però è infiniti forza. A me quanto mi piace Cyborg, regà. Guarda un po'. Ok, Cyborg. Vai sotto, vabbè, grazie, fighissimo. Però è della serie Infiniti Forza questa, quella nuova. Regione di Alessandro, non è proprio il tazzo. Io lo so, a me quanto mi piace fare il film, sai. A voi? Dici? Questo è Val Kilmer. Sì, questo non è la strada scalata. La banda da Prato, montate il suo film, così. Questa arriva la nuova versione del Tecnamen, sempre di passare da qua. Con l'impegno del cesso, la capito? Che puttana! Ma sì, eh? Sì, sì, sì. Ma fantastico. E a Berserk. Valerio! Valerio! Hai visto? Sì. L'elmo di Raul. Bello, eh? Valerio! Valerio! C'è roba per me. Ah, ok! C'è roba per te, guarda la Berserk. Berserk. Ammazza Draghi.
Sei gambe. Questa da ammazzare davvero. Sei gambe. Pesa 6 kg. Gli devi lasciare pancreas. Fino a una foto già. Ok. Ciao. Grande Saitama. Quello di fantasia dei cosi, gli asse col buco, guarda. Ah sì sì, quello è un aereo. Non ho capito. Terremoto stellare. Guarda qua che felpa, eh. No, anfibi. La felpa di ormai. Ah, la felpa? Ma dove fa? No, è proprio bello. Ma lì c'è il terremoto stellare. Quanto mi piace, quanto mi piace. Quale? Terremoto stellare. Per me era più bello, è anche più bello. Sempre. Anche se Janos. Sì, vabbè, Janos però... come pilota è figo, però recupero poco. Però era più figo quello. Oh. Infatti tutti lo già. Pensa se Janos pilotava terremoto stellare. Era top. Era top. No, mi piace proprio il robot, piace. Sì, sì, sì. A me piace pure il nasone. Molto, molto mazzinghiano, molto. Sì. Che è giusto, vabbè, no, tanto era per vedere che vengo anche domani, quindi sto un po' se tipo riesci a sfilarla anche senza pagare. Fino qua? Arrivo. Non che aspettare. Grazie. Chi ha usato comprarlo senza aspettarvi? No, ormai non mi sono. Bello. Ma guarda un po'. Guarda un po'. Questo è bello originale, vedi com'è il disegno. Originale. Buon lavoro. Sì, sì. Che si inventano diversa, porca miseria. Se no trovi sempre le stesse cose. Queste invece sono cose fatte bene. Questo non l'avevamo mai visto. No, ma so, almeno sono particolari, capito? Sì, sì, sono d'accordo con te. C'era pure ad aprile. Che ci ho comprato la maglietta, sì. La maglietta con l'occhio sopra. Dai. Sì? C'erano delle magliette stupende. No, c'è sfuggito. Questo sono le specie di gatto, di che cos'è? Che l'ho visto in altri stand, qualche. Non è toro. Sarà qualcosa delle nuove generazioni. Sì, no, tante cose non gli sto. Mi sto vedendo un sacco di roba nuova, però. Questo c'è un contatto. Grazie mille. Il nostro amico è mancato. Sì, sì, beh, venuta bene, grazie. Grazie. Sì, Sciarknado, fighissimo. Noi. Grande. Hai vinto. Sì, volevamo vincere ogni tanto. Vedete la cosa? Ok. Grandi. Merelli. Dai la cacciotti di pecorini. Madonna. Mi ha fatto ammazzare, guarda. Lo stavo a vedere l'altro giorno. Lo stavi a vedere l'altro giorno? No, adesso vanno su Facebook, le vanno le scenette. Ah, i spezzoni. Fammi vedere, aspetta, ci sta riflesso della luce, mannaggia. Un po' carino. Bravo. Ah. Ho anche il porto. Sempre di L e di U. Ma gli occhi di sopra.
Questo è un proprio toro, quello che non si è. Voi avete fatto quello e io? Basta quello. D'altri? No, io voglio ancora con il baffo. Bravo. Questa è una sespogliera, Grande Spectrum. Fabio ha fatto l'accoppiata al quaderno 70 punti, e più poi sopra il mobiletto del robot in alto, libro e cosa vicino. Grande. Poi i miei 30 euro che sono già posto. Poi farai foto qua anche che ho già preso. Sì, eh. Spectrum, il prossimo è Super Eisen e poi faranno il Megalomet. Comunque non c'è tanta gente. Non mi so che possiamo con la domenica. Sì, più domani e domenica. Non lo so, secondo me dicono alcuni del manga, dicono che lo riprende il Quirk. Me l'ha detto la forza, guarda. Gli ha fatto so io che si abbassa. E come vedi, insomma, sta facendo delle dediche. Grande Sergio, come stai? Buongiorno Giaffi, sto benissimo, tu? Tutto bene, sempre un piacere vederti. Fai poi tranquillamente tutte le carrellate che vuoi. Benvenuto alla Tunue. Grazie, grazie. Ciao, ciao, buon giro, tieni, ti lascio un catalogo. Questa ha vinto un mini come Mario 8 bit. Come stai? Bene, tu? Tutto a posto. Allora, che dici? Bene, bene, dai, sono in ritmo da fiera. Fra l'altro faccio una conferenza poi pure nel pomeriggio di lì. Dove? Nel padiglione 9. Padiglione 9? Che è quello qui accanto, che è quello... Faccio una conferenza editoriale per chi vuole fare fumetti. Quindi una cosa per presentare un progetto editoriale. Di presentare anche il libro che ho visto su Facebook, il comic show? Sì. No, quello neanche ce l'ho ancora, me lo portano stasera. Ah, ok. Ce l'avrò, però siccome è una cosa che mi sono autoprodotto, infatti, ce l'avrò io dietro, ma non ci sarà una presentazione ufficiale. Ok, ok. Penso, ma ecco qua, vediamo le opere. Cioè, se ami le storie di Sergio, emozionarti. Tutte queste diverse. Giulio viene sbattuto dai figli in una casa. È una storia di un Beatles per 10 giorni. L'obiettivo non andare al secondo di piano, che è quello delle attese spasmodiche che spassano nel tempo. Le sono storie dei nostri tempi. E poi Carotte, che è un qui, viaggio di formazione, lui ti guarda, cioè quel giallo è solo lì perché è un momento bambino che deve diventare il nuovo Caronte, deve capire com'è la vita e la morte, lui vuole che tu ti medesimi, la vita e la morte, la grande capacità dell'autore di raccontare e farti passare i messaggi di pancia. Ovviamente ci ritroveremo anche a lui come grande narratore, sempre alla Tunia, sempre lì a Piazza Napoleone, ecco, sulla storia del cane poi ci sarà la chiusura finale, ovviamente questo 3, capito? Che trittico, che trittico! Grande Wolverine! Wolverine. Allora, a me non tanto perché c'è. Non ti conviene, non ti conviene! È un grande leader, che cosa fosse? Che tenevo di? Sempre una merda, sta. A me me lo dici? Battle Cat, Benetarm, Or,
Porco di... Porco di... c'è sta? Non ho capito. È brutto, troppo brutto. C'è pure il Millennium Falcon. Sto vedendo. Peccato che il kit è falco, sì, sì. Questi sono quelli da battaglia, erano quelle da battaglia di aquile. Bellissimo. Peccato che è modo il kit. Prendi le ce l'ho io, vabbè dai. Quelli. Ma il Black Getter? Andiamo a giocare a tavoli. Del solito era fino a qua. Infatti. Grande Gianluca. Spettacolare. Ah, non vedi il toglio? Allora, non faccio una vittoria. Questa è una chicca, lo squadro fatto così è una chicca. Marco! Sto arrivando, eh! I nuovi mostri! Oh. No! La creatura dell'acqua! Ah, oddio, scusami, ah, quello ecco perché diciate noi mostri. Però non è solo noi mostri, questo che sta veramente il film dell'anni 50. Sì, sì, è vero, si chiama il mostro della laguna. Il mostro della laguna nera. Il mostro della laguna nera. Sì. Sì. Karate Kid. Eh no, il mappa show, ragazzi. Grande! Aspetta, non sforzare! No! È un grande! Mi te la metti sotto la sigla del getter, del getter! Ad un momento! Sì, sì! Non sforzare me, è un piacere conoscere! Troppo bello! No, il gioco le vanno bene, no? Vanno bene, no? Oppure i piedi, o l'ho sentito da live. Che spettacolo! Sì, Giaffi, dai, che è qui una cosa. Sì, 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 sì. A Marco, va, poi. E lui? Qua, qua. E lui? Qua, qua. Il nel mezzo, Ecco qua. Aspetta, ha fatto quello. No, ce l'ho. Va bene, grande. No, hai vinto, Fabio, hai vinto. No, ma i zoccoli sono meravigliosi. Ma perfino il colore della camicia è quello. No, è perfetto, guarda, veramente. Ho tribulato un po' a fare questo. Ma la cravatta dove l'hai trovata? La cravatta sul lato, fammela stampare. Il problema è che me l'hanno stampata solo da un lato. Altra parte, nastro bianco da elettricista. Come fa a passarla? Ti senti? No, fai da capo, zitto, zitto. Le mani d'oro. Poi monti, no? Sì, sì. Allora. Avvicina dal microfono. E poi inquadra lui. L'altro c'è inquadrato. Avvicina dal microfono. Non... Poi ci sono una foto. Ma vedi pure il badge, ammazza, proprio preciso, L'attacco, lanciare l'attacco all'umanità. E con sé passo ed ecco spesso. Ed ecco spesso il nome. Grande. Soccoli. L'hai sentito? Eccolo! Arriva! Ho fatto ecco! Arriva! Le lui! Tell chi il professor? Dai! Il tesserino è eccezionale! È eccezionale! Sicuramente! Complimenti! Grande fatto, grande! Tanto guarda,
girati, ecco. Tiziano, salutiamo gli amici dei Ciappi, salutiamo, dai, la decima volta di Mr. Toys a Romix. Decima volta? La nostra decima volta, 5 anni. Ah, è spettacolo. Intanto invitiamo Giappi e tutti i nostri amici a venirci a trovare al compleanno del negozio nel periodo di Halloween, quindi dal 31 ottobre. Sappiate che tac, Mr. Toys fa 3 anni e poi, come al solito, evviva Giappi! Dai, dai, dai! Buon Romix a tutti, ragazzi. Grazie, iniziamo. Come stai? Tutto bene. Tu come stai? Noi stiamo tutti bene, gagliardi e tosti. Un grande saluto agli amori della mia vita, la mamma, la moglie e la figlia. Certo. Ciao ragazzi. Accendiamo. Ragazzi, si adegua perfettamente. Ah, no, che c'è pure a pensarlo. Perché c'ho alcune altre spese, capito? Quindi. Ma questo è 25 euro di meno, te l'ho detto. Sotto Kirk? Sì, sì. Kirk ce l'ho. Ce l'ho versione classica e versione film. Interrompo, le passo una persona? Aspetta. Pronto, Niki? Quello è forte. Pronto? Sono Fabio. Oh, porca puttana, oh, non te la faccio beccare. Porca puttana. Guarda, sono qua allo Sao Tome, devi vedermi. Ma che era la mia foto, adesso la foto l'ho fatta, te la faccio mandare da dal Gianfranco, dai. Ma come, scusa? Un video di questa fotografia da poter vedere. Non si possono attivare, sono difficili. Grazie. Batman che osserva Batman.
Lui è mio amico. Che ha figa preso? Sì, eh. I segni di schiaffi che ha preso su me, me le inquadri per cortesia. Ma c'è un po' di